Ciao, sono Pierpaolo Raimondi e sono ricercatore presso la Fondazione Eni Enrico Mattei, dove svolgo principalmente attività di ricerca sulla geopolitica energetica. Con questa breve presentazione, desidero introdurvi al tema spiegando alcuni concetti di base e mostrandovi come, la geopolitica energetica ci possa aiutare ad analizzare e leggere alcuni eventi della politica internazionale recente. Innanzitutto si deve dire che non c'è nulla di più vitale e strategico dell'energia per uno Stato, visto che l'energia alimenta le nostre società e la nostra economia. Da circa 60 anni le fonti fossili, specialmente il petrolio, sono al centro delle relazioni energetiche tra gli Stati, visto il loro ruolo nel sistema economico ed energetico globale. Il grafico vuole far mostrare il consumo di energia mondiale diviso in fonti energetiche ed è chiaro guardando il grafico come petrolio, gas e carbone, le fonti fossili, abbiano un dominio e un'importanza in questo consumo. Il dato iniziale si deve dire che è la distribuzione geografica delle risorse fossili, che è ineguale tra gli stati. Infatti, queste classifiche che vediamo in questa slide mostrano come le riserve petrolifere di carbone e di gas siano concentrate principalmente in pochi stati. Tuttavia, si deve fare una distinzione tra paesi con grandi riserve e paesi che sono grandi produttori di queste fonti. Infatti, per poter sfruttare le proprie riserve devono essere presenti delle condizioni economiche e tecnologiche. L'esempio più calzante è quello del Venezuela, che è il paese con la più grande percentuale di riserve petrolifere al mondo, ma che a causa di una crisi economica e sociale, politica, nel paese non riesce a sfruttare a pieno queste riserve. Dunque, la distribuzione delle risorse ineguali stabilisce anche le relazioni tra stati importatori e esportatori nel mondo. Vista la natura strategica dell'energia, come dicevamo, i paesi importatori cercheranno di limitare la loro dipendenza nei confronti di una singola fonte di approvvigionamento, perseguendo una strategia di diversificazione, cercando anche di evitare possibili interruzioni dei rifornimenti. Quindi qua vediamo due concetti chiave e base della geopolitica energetica: la sicurezza energetica e la diversificazione dell'offerta e della domanda. La sicurezza energetica viene definita come la disponibilità ininterrotta di fonti di energia a prezzi sostenibili. Dobbiamo tenere a mente che questa definizione è figlia della crisi petrolifera del 1973, quando un embargo fu imposto a Stati Uniti e Olanda da parte dei produttori di petrolio arabi, che causò un aumento dei prezzi e un'interruzione del flusso di petrolio. La diversificazione invece verrà perseguita a seconda se uno Stato è importatore o esportatore. Infatti, i paesi importatori cercheranno di diversificare le fonti della propria importazione energetica, come dicevamo, mentre i paesi esportatori cercheranno di diversificare la destinazione delle proprie esportazioni energetiche per non dipendere troppo da un singolo mercato. Le reti infrastrutturali energetiche sono parte essenziale della geopolitica energetica. Infatti, queste reti, che sono oleodotti, gasdotti, ma anche rotte marittime, sono diventate espressione della geopolitica e delle relazioni energetiche tra stati esportatori e importatori. Le reti infrastrutturali terrestri, come oleodotti e gasdotti, generano una relazione politica e commerciale non solo tra stati fornitori e importatori, ma anche quelle di transito. Vediamo le mappe della rete di gasdotti e oleodotti russi verso l'Europa e le implicazioni che possono avere anche sui paesi dove transitano queste infrastrutture. Come dicevamo nella slide precedente, una componente delle infrastrutture energetiche sono le rotte marittime. Infatti, il commercio di petrolio si muove principalmente via mare, quindi la sicurezza delle rotte marittime è un elemento essenziale della sicurezza energetica. Infatti,
Le petroliere si muovono su rotte prestabilite per risparmiare tempo e denaro. Vediamo nella mappa le linee che identificano queste rotte. Tuttavia, vediamo i cerchi che identificano, gli 8 colli di bottiglia mondiali, che sono tratti di mare di rotte molto più strette, che se venissero bloccate potrebbero creare interruzioni alla fornitura di petrolio e influenzare il prezzo. Il collo di bottiglia più importante è quello dello stretto di Hormuz, che è nel Golfo Persico, nella regione del Medio Oriente. Nel 2018 in media sono transitati 21 milioni di barili al giorno di petrolio, che equivalgono a circa il 21% del consumo petrolifero mondiale. Tuttavia, essendo che il Medio Oriente è spesso attraversato da conflitti e tensioni, numerose preoccupazioni sorgono quando queste tensioni vengono esasperate e acutizzate, poiché si teme che questo tratto possa essere bloccato. Ciò esporrebbe a danni economici e industriali significativi i principali importatori di petrolio medio orientale, che attualmente sono i paesi asiatici, in primis la Cina. Ora vediamo alcuni esempi di attualità che mostrano come la geopolitica possa aiutarci a leggere questi eventi di politica internazionale. Iniziamo con la competizione tra Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita nel settore del petrolio. Infatti, storicamente Russia e Arabia Saudita sono i due grandi produttori di petrolio. Tuttavia, negli ultimi 10 anni, gli Stati Uniti hanno iniziato a guadagnare sempre più peso grazie a nuove tecniche di estrazione non convenzionali. Vediamo la differenza di trend di crescita tra gli Stati Uniti, Russia e Arabia Saudita nella produzione di greggio nel grafico in alto a destra. La Russia e l'Arabia Saudita quindi hanno iniziato a stringere una relazione molto forte, fondata sul controllo della produzione petrolifera dal 2016, al fine di stabilizzare i prezzi del petrolio. Questo accordo viene chiamato generalmente come OPEC Plus. Perché questi due stati si sono uniti al fine di stabilizzare i prezzi del petrolio? Perché le loro economie sono fortemente dipendenti dai proventi petroliferi, quindi una riduzione del prezzo potrebbe impattare negativamente i bilanci dello Stato e le loro politiche. Come dicevamo, gli Stati Uniti però dal 2000 e 8 hanno iniziato a produrre sempre di più petrolio, ma anche gas nel proprio territorio. Questo ha permesso lentamente, ma inesorabilmente, agli Stati Uniti di avere una politica estera anche energetica più assertiva, aumentando le pressioni contro gli avversari e i competitor, come ad esempio in Venezuela, contro l'Iran, ma anche contro la Russia. Infatti hanno iniziato a imporre sempre più sanzioni energetiche a progetti energetici russi in Europa, ma anche in Venezuela con le ultime sanzioni. Per questi motivi, ma non solo, la Russia e l'Arabia Saudita hanno iniziato una competizione petrolifera, annunciando un aumento della produzione che ha causato uno dei più significativi crolli del prezzo del petrolio, acutizzato anche dal fatto che c'è stata una forte riduzione della domanda dovuta dalle politiche di contenimento del coronavirus che ci costringono in casa da mesi. Infatti, uno degli obiettivi di questa decisione politica avvenuta in marzo di Russia e Arabia Saudita è quello di mettere sotto pressione economica i produttori americani che hanno bisogno di un prezzo del petrolio di circa 50 dollari per essere economicamente sostenibili. Un dato importante
è che attualmente siamo di fronte ad una condizione di sovrapproduzione, ossia più offerta che domanda, che pone anche in questione il tradizionale concetto di sicurezza energetica che vedevamo precedentemente. La competizione tra Stati Uniti e Russia nel mercato energetico si è mossa anche nel mercato europeo. Infatti la Russia è il principale fornitore di gas dell'Europa, circa il 30-35% dell'import di gas europeo proviene dalla Russia. Questo ha anche creato ovviamente una dipendenza comune, ossia che il mercato europeo è il mercato principale per il gas russo. E questo dominio è stato reso possibile da una rete articolata di gasdotti, come vediamo nella mappa. Tuttavia, questo modello di produzione e di esportazione ha visto porsi un nuovo nemico, un nuovo competitor da parte del modello statunitense. Infatti, attraverso l'esportazione di gas naturale liquefatto via nave, gli Stati Uniti hanno iniziato a cercare di aumentare le esportazioni verso l'Unione Europea in modo da trarne guadagno economico e ridurre il dominio russo. Si deve dire che gli Stati Uniti hanno sempre cercato di ridurre la dipendenza dei propri alleati europei dal gas russo, sponsorizzando anche rotte alternative, ad esempio da paesi del Mar Caspio, ma anche dal Mediterraneo orientale più recentemente. Inoltre, tramite l'imposizione di sanzioni, gli Stati Uniti hanno cercato di ostacolare ulteriori progetti energetici russi, come per esempio il gasdotto Nord Stream 2, che dovrebbe collegare direttamente Russia e Germania, bypassando l'Ucraina. Proprio per questo motivo, alcuni stati europei e non hanno espresso la preoccupazione che la Russia voglia ridurre la propria dipendenza dal transito del proprio gas in Ucraina, con il quale no, non ha buone relazioni dalla crisi della Crimea del 2014. Rispetto all'Asia, invece, vediamo come l'energia possa aiutare a consolidare delle relazioni tra due stati. Nel caso specifico, quelle tra Russia e Cina. Infatti, negli ultimi anni questi due paesi hanno rafforzato sensibilmente le loro relazioni e l'energia ricopre un ruolo centrale all'interno di questo miglioramento delle relazioni, vista anche la perfetta condizione tra grande produttore di energia, la Russia, da una parte, e grande consumatore di energia, la Cina, dall'altra, sfruttando la loro vicinanza geografica. Infatti, i due paesi condividono una delle frontiere più lunghe al mondo. A dicembre 2019 è stato inaugurato il primo gasdotto Power of Siberia che unisce i due paesi. Questo mostra come i paesi siano spinti da una strategia anche di diversificazione. Per la Russia è fondamentale diversificare le proprie esportazioni e ridurre la propria dipendenza dal mercato europeo, dove aumenta la competizione, come abbiamo visto precedentemente. Per la Cina è fondamentale ridurre i rischi di sicurezza legati allo stretto di Hormuz, dovuti dalle tensioni regionali, e dallo stretto di Malacca, dove vi sono diversi incidenti dovuti alla pirateria, oltre che diversificare i fornitori. Infatti la mappa in basso a sinistra mostra la strategia di diversificazione ben articolata da parte della Cina, ossia diverse reti infrastrutturali terrestri, come quelle provenienti dall'Asia centrale, dalla Russia, dal Myanmar, e un approvvigionamento via nave. Sia per quanto riguarda il gas che per il petrolio, dal Medio Oriente e dall'Australia. Tuttavia, la geopolitica energetica non è qualcosa di statico, ma subisce le trasformazioni dei sistemi energetici ed economici.
Nell'ultimo periodo abbiamo visto una forte esigenza di attuare le politiche climatiche, alcune politiche climatiche più sostenibili, che avranno un impatto significativo sui sistemi energetici ed economici mondiali. Quindi è prevedibile dire che la geopolitica subirà delle trasformazioni. Ad esempio, l'avvento delle rinnovabili e la domanda di materiali necessari alla decarbonizzazione modificheranno senz'altro lo scacchiere geopolitico energetico. Alcuni concetti della geopolitica che abbiamo visto in questa breve lezione, tipo la sicurezza energetica, rimarranno, ma verranno applicati alle nuove risorse, per esempio litio, cobalto e altri minerali che sono necessari per le batterie delle auto elettriche, dei dispositivi elettronici, ma anche dei pannelli solari. Mentre altri concetti potrebbero guadagnare importanza, ad esempio la geopolitica della conoscenza della tecnologia. Infatti le grandi potenze ed economie mondiali stanno cercando di trasformare la propria industria in modo da poter essere in grado anche di produrre le risorse necessarie alla decarbonizzazione, non dover dipendere da altri e rimanere competitivi, ad esempio la produzione di batterie. Questa presentazione aveva l'intenzione di mostrare come l'energia influenza le nostre società e dunque anche le relazioni tra gli stati e come la geopolitica possa aiutarci a comprendere meglio l'evoluzione delle relazioni tra gli stati. Se vi è interessato il tema e volete saperne di più, in questa slide potete trovare i miei contatti e alcuni siti dove poter approfondire il tema. Grazie e buona giornata.